Alexa, accendi luci riprese. Oh, ben ritrovati qui nel mio studio per un nuovo unboxing. Allora, come avete visto, ieri ho raggiunto l'incredibile traguardo dei 100.000 iscritti e sono ancora un po' emozionato, davvero un traguardo importante. Ma come dicevano i mitici Queen, the show must go on. E siccome ho un po' di pacchi da aprire, direi di lasciare questi traguardi magari per un video speciale e concentriamoci su quello che mi è arrivato, perché dovrebbero esserci delle cose molto molto interessanti. Partirò come sempre dal pacco più piccolo che arriva da Amazon. Credo di sapere cosa ci sia all'interno perché ho fatto un po' di acquisti, parecchi devo dire, appena dopo Capodanno. Un po' per l'attrezzatura del mio studio, un po' per mio piacere personale. Sì, infatti questo è un pacco che arriva da Newer. Newer è un'azienda che si occupa di accessori per il videomaking e la fotografia. Devo dire, roba buona al giusto prezzo, almeno io mi sono sempre trovato bene. E cosa ho comprato? Ho comprato semplicemente delle gelatine, che sono dei fogli colorati che si possono applicare davanti alle luci, normalmente alle luci LED, per creare degli effetti di luce particolare. Vedete che ci sono vari colori. Era un po' che pensavo a questa soluzione, non lo so, devo provarla, vediamo cosa ci posso fare. 9 colori, 18 pezzi, l'ho pagati pochissimo. Di questo, come di tutto il resto, ovviamente vi lascio il link qui sotto in descrizione se volete guardare o se volete acquistarli. Altro pacchettino molto piccolo, questo arriva sicuramente dalla Cina perché c'è il classico pacchettino nero della spazzatura. E allora, sì, finalmente l'aspettavo ormai da metà dicembre, ma complici le feste e il Capodanno, è arrivata solo ora. Ed è lei, la promettentissima Insta360 One X, secondo modello di questa, come definirla, action cam, fotocamera 360 gradi, insomma fa un po' tutto, ma lo fa a modo suo perché ha la particolarità appunto di poter riprendere a 360 gradi con una risoluzione di 5,7K, che però non vi deve ingannare, non è una super risoluzione, è una risoluzione data dal fatto che ci sono appunto due sensori che permettono di combinare l'immagine e farla diventare a 360 gradi. È una piccola saponetta, plastica gommata, carina al tatto, devo dire. Qui immagino che ci sia un piccolo display. Qui c'è uno sportellino, ci va dentro la batteria di sicuro e qui sotto probabilmente ci va la SD o dovrebbe esserci, c'è l'attacco a vite infatti, e ci va sotto anche la schedina SD. Sì, infatti qui c'è un laccetto con l'attacco a vite, qui c'è la batteria e nient'altro. Vediamo se sotto c'è qualcos'altro. Sì, c'è una pochette da collo, eccola qua, comodissima. C'è un cavo per connetterlo allo smartphone e c'è un cavo per connetterlo al computer e ci sono anche dei belli adesivi che insomma dai, sono sempre simpatici. Tra l'altro qui vedo le istruzioni, dovrebbe arrivarmi anche il selfie stick, quello particolare che permette appunto di far girare la camera. Sono super curioso, se avete qualche domanda da farmi su questa Insta360 One X fatemela qui sotto prima che faccia il video di recensione. Non so ancora dove, non so ancora quando, vorrei portarla in un bel posto, vediamo, mi organizzerò. Questa me l'ha mandata Banggood e ovviamente vi lascio il link qui sotto in descrizione. E magari chissà, se volete potrei fare anche un confronto con l'Osmo Pocket. Dai, fatemelo sapere lasciando un bel like qui sotto. Se arriviamo a 3000 like mi organizzo anche per fare un bel versus tra lei e l'Osmo Pocket. Pacco che arriva da Amazon, abbastanza grande, ma sappiamo bene che non dobbiamo farci ingannare dalle dimensioni dei pacchi di Amazon, perché le volte sono, anzi molto spesso sono sovradimensionati. Oh, eccoli qua, questi li aspettavo, sono i radio microfoni di Rode che io ho acquistato, come spesso mi capita, dal magazzino ricondizionati di Amazon, perché mi trovo bene, nel senso che sono prodotti talvolta
appena tirati fuori da confezione e poi restituiti, quindi in perfette condizioni, sul quale si possono avere degli sconti interessanti e comunque una garanzia totale Amazon di 2 anni. Cosa sono i radiomicrofoni? Sostanzialmente permettono di utilizzare questo, che è un microfono lavalier che io sto utilizzando in questo momento, invece che via cavo, quindi essendo limitato dalla distanza del cavo, in maniera wireless, quindi con dei radiotrasmettitori, con la possibilità appunto di potersi allontanare un po' di più dalla camera e avere maggiore libertà di movimento. Sicuramente mi verranno utili, devo provarli, voglio capire la loro qualità sia in termini di ricezione che di audio e poi magari vi farò sapere. Anche di questo trovate il link in descrizione, sia del modello nuovo che, se sono ancora disponibili, vi lascio anche quello ricondizionato. Pacchettino che arriva con la livrea di Bartolini, anzi BRT. Vediamo cosa mi hanno mandato. Qui c'è una pezzetta. Ah, ok, questo è un altro pezzo di attrezzatura che ho comprato e che dovrebbe permettermi in teoria di attaccare una luce LED con attacco vite su un treppiede con attacco stativo. Quindi non è null'altro che banalissima attrezzatura per chi come me fa videomaking o fotografia. Se vi interessa, comunque vi lascio il link in descrizione e andiamo avanti con l'ultimo pacchettino che arriva sicuramente da un ufficio stampa. Oh, e infatti arriva dall'ufficio stampa di JBL, che finalmente mi ha contattato, o perlomeno si è palesata in Italia. JBL, che fa prodotti audio, normalmente molto molto interessante e a prezzi interessantissimi, quindi sono contentissimo di poter provare i loro prodotti e voglio iniziare dalle JBL Free, che sono un paio di auricolari totalmente wireless, ma di un certo livello. Non sono certo quelli cinesi economici da 30 euro, per intenderci. Lo si vede già dal cofanetto, che ha una certa cura nel packaging. Ed ecco qui il case di queste cuffie, che è a forma di conchiglia, originale direi, molto sportivo anche perché è gommatino. Vedo che la presa USB è comunque schermata, è una micro USB e dovrebbe aprirsi semplicemente a scatto. E infatti ecco qui il cofanetto con l'alloggiamento per gli auricolari, che probabilmente saranno occultati qui sotto. E infatti eccoli qui, bianchi, non troppo grandi, con un tasto che fa click qui sopra. Adesso vado a metterli subito nell'alloggiamento, vediamo se c'è un po' di batteria. Sì, vedete, si è già acceso il case, 4 LED che segnalano la carica. Questo, almeno dalla confezione, mi pare di aver visto che garantisce 24 ore di ascolto. Poi ovviamente nei miei test andrò a capire quanta autonomia hanno gli auricolari singolarmente fuori dal case. Devo dire, cofanetto carino, molto leggero, non troppo piccolo, ma che offre la possibilità di tirarli fuori senza impazzire. Qui è molto molto comodo. Non so se lo vedete, ma ora che gli auricolari sono alimentati si vede un anello luminoso bianco intorno alla scritta JBL e al tasto che fa click. Ah, ok, ho fatto bene a tirarli fuori perché ci sono addirittura dei gusci in silicone che vanno posizionati qui a protezione dell'auricolare, che sicuramente, oltre che proteggerlo, soprattutto fanno maggiore attrito all'interno del padiglione auricolare. Provo a mettermeli. Beh, devo dire che entrano subito in posizione. Io ho un orecchio abbastanza standard, quindi non ho mai problemi con l'in-ear, però chiaramente è una cosa molto personale. Ad ogni modo ci sono 3 diverse misure e sicuramente sono adatte sia allo svago che all'utilizzo sportivo. Comunque le proverò e poi ve ne parlerò in un video dedicato. Ringrazio dunque l'ufficio stampa di JBL che ha voluto mandarmi questo paio di auricolari in prova. Ringrazio ovviamente voi per il traguardo incredibile dei 100.000 iscritti e per aver visto anche questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un like qui sotto e noi ci vediamo domenica prossima per il video classico della domenica. Grazie, un saluto da Manuel Agostini e alla prossima. Ciao!